tante barche, non so, 20 barche, non so, magari 5-6 si mettevano qua a Caprioli, altri 4-5 a Scea, altri 5-6 andavano da quell'altra parte del Palinuro, verso Camerota. Noi usciamo la sera, proprio usciamo alle 7-7:30 da qui dal porto e andiamo fuori sui 140-150 metri di profondità. Si arriva là, si aspetta che tramonti il sole e proprio all'imbrunire si butta la rete. Si butta la rete, bisogna stare sempre molto attenti perché le alici ogni 2-3 sere cambiano direzione. Col fatto delle stelle, della luna, di tutte queste cose qua, cambiano direzione, allora bisogna stare molto attento. Ogni 2-3 sere bisogna cambiare direzione della rete. E poi la prima calata che si fa, si vede l'alice in che profondità cammina, non so se a 5 metri, a 10 metri. Pisciotta è la mamma del pescare delle alici, perché in questa zona qua ce ne sono state sempre di più alici di tutte le altre zone. La particolarità della rete lamenaica è che prende le alici con la testa, cioè le alici vanno a finire con la testa ammagliate, così diciamo, no? E quando vengono tirate via, nello stesso tempo viene levata la testa, quindi tutto il sangue che hanno in corpo lo perdono. Colando tutto il sangue via, la carne resta con tutte le sue proprietà organolettiche. Dopo salate hanno fatto delle analisi che hanno le stesse proprietà di quando il pesce fosse pescato fresco. La pesca della menaica si fa di sera all'imbrunire, quando tramonta il sole. Ci sono due qualità di pesca con la menaica. Una a corso. Corso significa che i pesci fanno movimento la sera. Questo movimento sono attratti dalla luce del sole, delle stelle, della luna, dipende quello che gli sta più forte, e vanno verso questa luce. Noi mettiamo questa rete di traverso davanti, a sbarramento. I pesci, andando verso quella direzione, trovano questo ostacolo davanti e praticamente rimangono imbigliati con la testa qua dentro. Dentro queste maglie che sono già regolate in base alla grandezza dei pesci che ci interessa pescare. È una rete derivante. Derivante, che si mette sull'acqua, non è che sta fino. Che galleggia e noi la regoliamo in base al corso dei pesci. Se stanno in superficie la portiamo più su, se stanno più al fondo la possiamo portare fino a 10 metri, 12 metri al fondo. Stasera usciamo più o meno a 1,5 miglia da Pisciotta. Su pesce? È ora. 1,8 su pesce. È l'ora di mollare. Guarda poco arredo. La testa. Vai piano, è ferita. Un momento particolare, non bisogna fare rumore. Bisogna sentire le alici, sennò col rumore del sulla barca, dei piedi, no? Muovendosi, allora si disturbano le alici e quindi può essere che fanno cambiare direzione. Di alici cambia direzione, quindi dobbiamo stare un attimo in silenzio. La pesca che facciamo di solito senza strumenti, facciamo così a occhio, ma in effetti ci sono secoli di tradizione, perché noi, anziché guardare le alici con l'ecoscandaglio che comunque abbiamo a bordo, noi non le guardiamo queste cose, ma ci rifacciamo sempre a quelli che sono gli insegnamenti dei nostri nonni, e proprio quello che le stelle, la luna, il sole, anche le condizioni meteorologiche che cambiano, quindi è tutto importante, quindi bisogna fare attenzione anche alle piccole cose. Una volta pescate le alici non vengono ghiacciate, innanzitutto, perché questa è pure un'altra differenza che facciamo con le alici della lambara, che loro le ghiacciano, noi no,
proprio perché tutta la notte continuano a cacciare via il sangue. Così la carne si fa sempre più delicata e resta bianca, non resta scura come puoi vedere l'ambare. La pesca dell'alice di Menaica è una tradizione che si è sempre tenuta a Pisciotta, abbastanza viva, perché è stata tramandata dai nostri nonni, ai nostri padri. C'è stato forse un periodo un po' che è andata scemando, perché la mancanza di pesce che c'è stata per via di queste barche grandi che hanno fatto grandi bottini, appena sono uscite queste barche, queste lampare, così prendevano tonnellate di pesce. Allora la pesca con la menaica, che è una pesca selettiva, perché i pesci piccoli non li prende, ma prende magari i più grandi, è stata un po' messa da parte. Intanto noi poi pian piano la stiamo riportando alla realtà di nuovo. Noi quando ci spostiamo in altri paesi vicini, tante volte ci troviamo a parlare della menaica, delle alici di menaica, e alcuni dicono: ma perché nel vostro paese ancora si usa fare queste alici sotto sale? Sì, perché da noi è rimasta questa tradizione. Il pescato che pigliamo noi in un anno, in una buona annata, riusciamo magari ad accontentare la gente del posto, sia di Marina, di Pisciotta Paese, che di solito si fanno le provviste per l'inverno. È rimasta soltanto una cosa locale, diciamo uso proprio per noi di qua, del nostro paese. Molta gente a cui piace mangiare ancora bene qualcosa di genuino, qualcosa di, si è avvicinata a questa nostra prelibatezza. Quindi ci viene richiesta da tanta gente al di fuori dell'ambito pisciottano, cilentano, proprio ci chiamano addirittura da parti lontane che vorrebbero assaggiare queste alici. Tuttora ancora con la menaica si divide a parte, non è che si dà un tanto, un tot a una persona. Quando siamo quattro persone sono quattro parti, poi una parte la barca, il motore, e tre parti la rete. Praticamente quattro persone facciamo otto parti. Si pesano le alici quando è un quintale, non so, 12-13 kg per uno. C'erano parecchie donne, ma le nostre nonne, le nostre mamme. Poi pian piano questa cosa si è andata un po' perdendo, proprio perché la pesca si è sottigliata un po'. Adesso comunque abbiamo le nostre mogli, le nostre sorelle, che bene o male quando ci aiutano. Deve essere ben messo il sale vicino alle testine, perché sennò non si cura bene l'alice. Non è che siamo troppi, perché siamo rimasti 7-8 donne che sappiamo fare queste cose, perché ancora i ragazzi non si pigliano tutta sta briga di poter fare queste cose. Mi ricordo che noi eravamo bambini, 5-6 anni, che papà scendeva da mare alle 2, alle 3 di notte e veniva con una barca di pesce, e noi eravamo qua vicino alla spiaggia a accendere un fuoco, magari a arrostire, a mangiare, queste cose qua. E poi lavoravamo pure, aiutavamo. Piccolini aiutavamo. E così, erano sempre delle donne sul lavoro. Poi ognuno si raccontava le cose, ognuno che aveva il marito che era andato in America, e sapete i racconti che si raccontavano. Noi piccolini poi cercavamo una fiaba, volevamo sentire una fiaba, e c'erano tante vecchiarelle poi che si mettevano e per farci lavorare ci raccontavano tante belle cose e ci tenevano fermi. Prima, anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, anche di più, si faceva da Napoli fino in Sicilia. Adesso l'hanno fatto tutti da mezzo, hanno fatto mezzi più grandi, pescherecci, cianciole grandi, però invece a Pisciotta è stato un paesino sempre che ha amato sempre questa pesca. Non l'ha fatta mai morire.